Ciao ragazzi, vi voglio far vedere una cosa, no? Allora, vi voglio far vedere. Questo è un maschio, questa è una femmina, questa è la mamma di quei cuccioli, no? Se io ad esempio adesso li butto una qualcosa, loro vanno, per dire, se in base a come riescono a prenderlo, si mangiano. Adesso voglio cercare di farlo con la femmina. Ecco che la femmina mangia il pezzo di pane che gli ho messo. Guardate quel cucciolo lì dove è pizzicato. Urla, io me ne sono reso conto perché l'ho sentito urlare. Adesso lo libererò. Lo vedete? Ecco, quindi in teoria ci sarebbero le persone, i proprietari che sono spaventati da morire. E la mamma no, perché è qui che mi muove la coda. Se io mi sposto qua, lei si sposta come una. Per prendersi il suo cibo o prendersi le carezze da me. Allora, perché vi faccio vedere questa cosa? Perché per amare i cani bisogna innanzitutto conoscerli. Io quando dico che i cani purtroppo non sono creature che la natura gli ha fatto per amare l'uomo, beh, le persone si arrabbiano sempre perché confondono quello che è l'amore che noi dobbiamo avere per i cani con l'amore praticamente, eccola qua la mamma, che loro dovrebbero avere per noi. Adesso prendo questo cucciolo, è stato semplicemente incastrato qua, io lo prendo, no? E lo metto praticamente lì insieme agli altri. Ecco, questo è estremamente importante capire. Queste cose, perché non c'è relazione fra l'amore che noi dobbiamo volere ai nostri cani, perché abbiamo deciso noi di tenerle con noi, decidiamo noi per il loro futuro, e l'amore che noi prevediamo, pretendiamo, voglio dire, che abbiano loro per noi, per dire anche quel cuccioletto lì, adesso si va a cacciare lì dentro, è disperato. Perché sono i primi passi che fanno, ma la mamma non si preoccupa minimamente. Cioè, nel senso, se io mi sposto, cioè con il cucciolo che praticamente sta urlando laggiù e lei si dovrebbe preoccupare. Noi, molti di voi si preoccuperebbero di sta situazione, invece la mamma segue me perché il cane si dovrà aggiustare. Per i cavoli suoi. Ecco, queste sono cose importanti da capire, perché se noi non conosciamo degli elementi di zoologia ben precisi, di biologia applicata ai cani, eccetera, sì, possiamo commentare, possiamo dire secondo me, possiamo fare tante cose, ma continueremo a non capire mai nulla di cani. È il motivo per il quale esorto sempre le persone e dico: studiate prima di dire amo il mio cane. È già importante che voi amiate il cane prima di pensare se il cane ama o non ama voi. Invece, siccome la parte mediatica è tutta sull'amore che ha il cane per voi, perché se riescono a convincervi che il cane vi ama, voi spenderete facilmente tutti i vostri soldi. Però i cani hanno un disegno preciso, riproducono la loro specie e poi lasciano che la natura faccia il loro corso, sono molto più intelligenti di noi. Ma questa è una cosa che non piace niente a chi si deve far pagare da voi dei servizi, delle consulenze, delle cure, delle medicine, e quindi sanno benissimo che voi spendete, se riescono a raccontarvi coi film, guarda caso, spesso sponsorizzati da chi poi vi venderà un sacco di prodotti che il cane vi ama. Il cane è un animale piacevole da tenere, non tradisce, c'è un grande vantaggio che se non ci ama non ci odia, mentre gli uomini che dicono di amarci poi improvvisamente si odiano, ci odiano, e quindi dobbiamo imparare a viverlo così, visto che abbiamo deciso, noi lo dobbiamo amare senza dubbi, perché abbiamo deciso noi di occuparcene, però bisogna prima di dire secondo me fare tante esperienze. Siccome io ho allevato migliaia di cani, ho visto migliaia di volte queste scene. Ho visto ad esempio cani morti nella notte che erano il compagno di una femmina e la femmina per scaldarsi gli dormiva sopra.
E poi io ho dato da mangiare al cane, e il cane aveva assolutamente appetito, nonostante gli fosse morta la compagna. Invece vedo dei film e dei post spesso che vogliono convincere a tutti i costi che il cane ama tutti. Il cane è un animale come tutti gli altri, che ha un disegno che non ho inventato io, ho inventato la natura, e che bisogna conoscere, perché se noi non conosciamo il cane, non gli possiamo voler bene. E questo è molto importante, ed è il motivo per il quale allora è importante studiare e conoscere degli elementi precisi, perché secondo me non serve a niente. E questi sono i cuccioletti che si stanno facendo le prime esperienze, e di cui la mamma è contenta di averli allevati fino adesso, e nello stesso tempo lascia che la natura faccia il suo corso. Ecco, vi volevo far vedere questo aspetto. Grazie di avermi seguito.